dritto e rovescio. Che fine ha fatto Paolo Del Debbio? Il programma televisivo Il dritto e rovescio ha recentemente vissuto un momento di incertezza che ha sorpreso i suoi fedeli spettatori. La scomparsa temporanea del conduttore Paolo Del Debbio, volto noto e apprezzato della trasmissione, ha sollevato interrogativi e preoccupazioni. L'assenza di Del Debbio è stata spiegata con un problema di salute, portando alla sua sostituzione con Marcello Vinonuovo, un volto già noto ai telespettatori di Mediaset, che ha preso le redini della conduzione. Questo cambio è avvenuto in una puntata del programma trasmessa eccezionalmente da Roma, anziché dagli studi di Milano, aggiungendo un elemento di novità e, forse, di disorientamento per il pubblico. Marcello Vinonuovo, con una lunga carriera in Mediaset e esperienze precedenti come conduttore di Dalla vostra parte, non è nuovo a sostituire Del Debbio in circostanze impreviste. Tuttavia, nonostante la professionalità di Vinonuovo, il programma ha registrato un calo significativo degli ascolti, segnando un momento di difficoltà per il dritto e rovescio. Con 723.000 spettatori e un 4.8% di share, la trasmissione ha toccato un minimo storico, non riuscendo a competere con altre proposte televisive della stessa serata. Questo trend negativo solleva interrogativi sulla capacità del programma di mantenere il proprio pubblico in assenza del suo conduttore principale e sull'effetto che la staticità o la mancanza di innovazione possono avere sul suo fascino. L'imminente ritorno di Del Debbio potrebbe essere cruciale per rivitalizzare il dritto e rovescio e riconquistare gli spettatori persi. La situazione attuale di dritto e rovescio evidenzia l'importanza del carisma e dell'identità che un conduttore conferisce a una trasmissione, oltre a sottolineare la sfida di mantenere vivo l'interesse del pubblico in un panorama televisivo in continuo cambiamento. Sarà interessante vedere come il programma si evolverà nelle prossime puntate e se la produzione saprà implementare strategie efficaci per superare questa fase di criticità. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie!